Ernesto l'ha lanciato in qualche modo questo che sta per essere detto, perché adesso si parla di Open Municipio, quindi vediamo come quella cosa che affiggono ai muri in India riusciamo ad affiggere noi forse online, ci conteremmo, ce ne parlano Lorenzo Franceschini e Marco Scaloni. Giusto due parole per dare un contesto alla presentazione. Open Municipio nasce come iniziativa nell'alveo dell'associazione Open Polis, che non so quanti di voi conoscono, è Ah, abbastanza. sì. Ok, Ecco. beh, dai, non male, non male. Dai. È un'associazione di livello nazionale, che ha sede a Roma, che si occupa comunque delle tematiche della trasparenza, delle pubbliche amministrazioni, la partecipazione e così via. E tra i progetti più noti dell'associazione Open Policy ci sono portali come Open Parlamento, Open Politici, e voi siete qui, non so se avete mai. Avete avuto l'opportunità di testarli, insomma, vale veramente la pena. Allora, a un certo punto c'è stata, diciamo così, un'idea del qui presente Marco Scaloni, dire: ma perché non adattiamo il portale Open Parlamento alla realtà di governo più vicina ai cittadini, cioè quella dei comuni? No, alla fine il concetto era abbastanza naturale, però per il momento non era stato sviluppato e quindi dopo un percorso abbastanza lungo e contorto, come spesso succede, grazie al supporto dell'amministrazione comunale di Senigallia che ci ha creduto fin dal principio e la partnership tecnologica e non solo con l'associazione Open Polis, abbiamo, diciamo, dato via al progetto e sviluppato la parte tecnologica, una piattaforma web che si chiama Open Municipio, e diciamo la parte collaterale che riguarda proprio l'analisi del funzionamento della macchina comunale, che non è stata una parte semplice perché nonostante in teoria debba essere abbastanza standardizzata, nella realtà ogni comune fa un po' caso a sé e ci sono molte eccezioni, casi d'angolo e così via. Quindi c'è stato un lavoro di analisi preliminare condotto principalmente dal gruppo di lavoro di Roma, di Open Polis, e poi dopo un percorso anche di interlocuzione con le amministrazioni che hanno aderito per prime, Senigallia e poi Udine, si è arrivati alla formulazione, cioè allo sviluppo proprio della parte tecnologica. Insomma, adesso poi magari farò qualche cenno dopo, intanto lascio la Sì. parola a Sì, Marco Scaloni per una cerchiamo presentazione di generale. correre il più possibile. Non c'è l'audio, Questo vedi, ce la facciamo. ce la facciamo. Quindi, come ha detto Lorenzo già, i soggetti che oggi presentano Open Municipio sono formalmente due. In realtà il team è composto da diverse persone che poi vengono da fuori sia Informatica che Open Polis. Il progetto Open Municipio arriva dunque a compimento, o meglio, a compimento di una prima fase proprio in questi giorni, questi mesi. Contiamo per luglio di rilasciare la versione definitiva, o perlomeno la 1.0, ai due principali comuni, ai due comuni. Cos'è? Questo è, diciamo, da dizionario, se vogliamo. Una definizione di Open Municipio potrebbe essere l'unica slide che contiene molte parole, quindi non vi spaventate, le altre non contengono sostanzialmente se non screenshot e poco altro. Open Municipio è una piattaforma internet che si alimenta dei dati politico-amministrativi ufficiali dei comuni, quindi sono dati ufficiali che i comuni forniscono, chiaramente devono crederci, devono volerlo. In teoria è anche possibile un hacking in qualche modo dei dati comunali, non è uno scenario che abbiamo considerato, però può essere, in certi scenari può essere anche fattibile. Per fare cosa? Per fornire servizi gratuiti di informazione e per dare anche dati in formato aperto e standard, quindi fare open data, ovviamente per incentivare, sollecitare la partecipazione. Quindi parole chiave sono queste: trasparenza, Open Data come realizzazione pratica, quasi tecnologica, della trasparenza per innescare partecipazione. Quarta parola chiave, software libero. Questo forse non c'entra, ma c'entra. È uno strumento il software libero per noi, ma anche un obiettivo. Tutta la piattaforma di Open Municipio è in software libero, con licenza New Afero GPL, quindi
chiunque può usarlo in qualsiasi modo, con l'obbligo di rilasciare i sorgenti delle proprie modifiche. Bene, il sito online Open Municipio in realtà è un sito, diciamo, di presentazione, una vetrina di più istanze. Questo perché la scelta dall'inizio è stata quella di pensare Open Municipio monoistanza, cioè monocomune. Per cui OpenMunicipio.it sarà l'hub attraverso il quale si andrà sulle diverse istanze dei comuni, ognuno dei quali avrà un proprio indirizzo. Questa è la home page di una istanza, è un'istanza diciamo non di un particolare comune, infatti non c'è il nome del comune in alto, vedete la mia città, al posto della mia città ci sarebbe comune di, oppure semplicemente Senigallia, Udine e così via. Faccio una carrellata di quello che ad oggi si può vedere dal sito, quindi dall'applicazione web. Non finiremo qui. Ci sono diversi scenari evolutivi, comunque è quello che ad oggi c'è e funziona. Ci sono innanzitutto gli atti, questo è già un contenuto fruibile da diversi siti comunali, non in tutti per la verità, però sicuramente da Open Municipio vedete quello che vedete già nei siti comunali, cioè gli atti prodotti, cioè gli atti prodotti da giunta e da consiglio, nelle diverse tipologie, quindi delibere, mozioni, ordini del giorno, ma anche interpellanze e interrogazioni, cosa che già è più rara trovare, e anche la possibilità di filtrarli, o meglio, abbiamo il singolo atto, ma abbiamo anche un motore di ricerca interno e dei filtri, per esempio, che si possono estrapolare solamente certe tipologie di atto, oppure su certi parametri dell'atto, per esempio qual è l'iniziatore dell'atto o l'organo deliberante. Ma c'è anche l'iter dell'atto e questo è, lasciatemi dire, inutile cercarlo perché non lo si trova mai. Sapere a che punto sta un atto e soprattutto conoscerlo fin dall'inizio, cioè fin dalla sua presentazione. Quindi non sapere dopo l'approvazione, ma fin dalla sua presentazione, quindi fin tecnicamente da quando è legalmente accedibile al consigliere comunale, quindi diciamo è possibile renderlo pubblico. Qui abbiamo, per esempio, non fate caso ai nomi perché i contenuti di questo sito di demo sono presi dall'Assemblea Costituente, quindi vedrete sindaci, vice sindaci come Luigi Einaudi e così via. L'atto quindi si presenta con un proprio iter, in questo caso per esempio c'è la presentazione con una certa data e poi la discussione in consiglio. È possibile tracciarlo anche nelle commissioni e poi fino alla sua approvazione. Di un atto però si possono sapere diverse cose, per esempio l'argomento di cui tratta. Chi lo mette l'argomento? Chi stabilisce che un certo atto appartiene o è inerente a un certo argomento? C'è una redazione, questo è un lavoro redazionale aggiuntivo a quello del comune, quindi l'idea è che questa cosa funzioni con qualcuno che la gestisca. Chi è quel qualcuno? Intanto è Open Police e Informa Etica. Questo perché Open Municipio va considerato non solo come un software, ma anche come un servizio. Un servizio sta proprio in questo valore aggiunto che si dà alle informazioni dei comuni, che i comuni non danno, non hanno e neanche hanno spesso interesse a fare. E diciamo noi, aggiungiamo noi, neanche vogliamo che siano i comuni a farlo, perché crediamo che questo servizio di redazione sia più credibile, più forte se fatto esternamente al comune. Cioè il sito in sé è più presentabile e anche più credibile se a gestirlo è qualcuno fuori dal comune. E questo crediamo che sia la condizione migliore. Poi c'è l'aspetto del monitoraggio, ovvero il cittadino utente del sito può monitorare un atto, un politico, un argomento. Che significa monitorare? Significa che esprimere proprio interesse per quell'argomento oppure per quello che fa un certo politico e poi di conseguenza il sistema in automatico manderà sulla casella di posta elettronica di quell'utente tutto ciò che accade inerente a quell'argomento o a quell'atto o a quel politico, appena succede. Quindi questo significa che è possibile avere notizie e aggiornamenti su ciò che a un utente interessa e non su tutto. Quindi non è equivalente a visitare il sito e andarsi a cercare informazioni e avere l'informazione personalizzata. Poi ci sono i voti degli utenti in questo caso, cioè gli utenti possono anche votare un po' come su Facebook, si clicca mi piace, possono commentare anche. E sul documento ci sono naturalmente anche i particolari, per esempio gli allegati.
che non è facile trovare nei siti comunali. A volte succede che i siti comunali presentino il testo di una delibera senza gli allegati, che per certe delibere è come non presentarla. E poi le votazioni relative a un atto. Per esempio, una delibera ha subito diverse votazioni. In questo caso, per esempio, ne abbiamo quattro. Può essere che solo quella finale sia effettivamente quella appunto che approva la delibera, le altre sono votazioni intermedie di emendamenti oppure dei singoli articoli. È possibile in questo caso avere il dettaglio di ogni singola votazione. Poi gli argomenti, dicevamo, siccome il sistema, appunto, grazie a una redazione che si occupa di questo, riesce a taggare il singolo argomento o il singolo politico, diciamo, riesce a mettere i tag laddove ha senso, laddove possono tornare utile, ecco, poi con questi tag ci facciamo dei ragionamenti. Per esempio, quali sono i tag più frequenti, quali sono quelli, per esempio, con una tag cloud più presenti negli atti, oppure quelli più monitorati. Oppure di un certo argomento si sa con molta facilità quando viene discusso, o meglio, quando viene discusso qualcosa inerente a quell'argomento. Oppure quali sono gli atti che trattano quell'argomento. A seconda della tipologia dell'esempio dell'atto si sanno quanti sono e quali sono. Oh. Poi c'è la prospettiva, il punto di vista del politico. Di un politico si sa, per esempio, quelli più assenti, più presenti, quelli più attivi, meno attivi. Una cosa del genere c'è già in Open Parlamento ed è molto interessante. È l'indice di produttività dei parlamentari, che dà un'idea di quanto lavoro faccia un singolo parlamentare. Ovviamente calcolato sulla base di algoritmi oggettivi. Una cosa del genere si può fare anche qui, ovviamente con tutte le scalature, insomma, del caso. Quindi un politico, innanzitutto, sapere chi è, cosa fa, membro di commissione, da quando è lì, quali ruoli ha o ha avuto in passato, ma anche, per esempio, conoscere il suo stato sociale sulla rete, se ha un account Twitter, se ha una pagina personale, e anche gli argomenti di cui si occupa. Questi vengono presi in automatico sulla base del fatto che noi sappiamo quali sono gli atti di cui si è occupato, sappiamo anche quali sono gli argomenti dell'atto, oppure le presenze e le votazioni. Quindi noi abbiamo il dettaglio del singolo voto. Una cosa che ci è stata chiesta dai comuni aderenti, dai primi comuni aderenti, per esempio, è sapere il dettaglio del singolo voto di un consigliere, che è un'informazione che a volte ha un peso e un'importanza politica, e qui è possibile saperlo con molta semplicità. Ad oggi non sappiamo di iniziative di questo tipo con questo livello di dettaglio. Ecco, per esempio, in questo caso gli atti su cui lavora un certo politico si sa, appunto, si può rimandare all'atto con informazioni relative all'atto stesso. E poi c'è la parte dei cittadini, quella che abbiamo chiamato cittadini, in realtà sono gli utenti del sito, che hanno una propria pagina personale. Si può quindi cercare un cittadino, si può venire anche in contatto con persone della propria città che hanno gli stessi interessi politici, che hanno magari attività su questo sito che possono interessarci, anche a scopo di iniziativa comune, per conoscersi, per intrecciare rapporti politici. Per esempio, in una pagina di un cittadino, una pagina utente, si sa quali sono gli utenti, gli argomenti di più, diciamo, di interesse del cittadino, quali sono, per esempio, gli atti monitorati. Bene, quindi siamo al punto più tecnico. Lascio a Lorenzo la parola. Sì, certo. Allora, io parlerò giusto qualche nota sugli aspetti implementativi, no? Visto che siamo comunque una conferenza di informatica, magari qualcuno interessano, e parlo a nome del team di sviluppo, che è abbastanza nutrito e di cui ci sono anche diversi rappresentanti qua alla conferenza, anche in sala.
Allora, per quanto riguarda la parte lato server, lo sviluppo si è basato sul framework Django, non so se qualcuno di voi lo conosce, è un framework di sviluppo web basato su Python, sul linguaggio Python, e tutta una serie di app, per Django, cioè attingendo al vasto ecosistema, di software che è stato scritto per questo framework. Alcuni esempi, insomma, per chi ha un po' di familiarità con il framework, Django Tagit per il tagging, anche se abbiamo introdotto delle customizzazioni abbastanza pesanti per il sistema di tagging di OpenMunicipio che è a due livelli, Django Voting per il voto degli utenti, per la registrazione e la gestione degli utenti, registration e profiles, e poi numerose altre che potete andare insomma, a spulciare sul repository del codice sorgente. E poi abbiamo sviluppato tutta una serie di app interne, Open Municipio, che nella filosofia di Django dovrebbero essere bene o male pluggabili, cioè riutilizzabili almeno nell'ottica di medio periodo, in modo tale da poterle riutilizzare, insomma, magari anche in altri progetti futuri. È comunque un obiettivo che ci siamo posti. Riguardo al lato client, quindi il front-end, chiaramente essendo una piattaforma web, le tecnologie di riferimento sono gli standard web, HTML5, CSS3 e JavaScript come base, e poi come framework insomma, per accelerare lo sviluppo, jQuery o jQuery se preferite, più una serie di n plugin per gestire i vari aspetti. Less, che non so se qualcuno di voi conosce, che è un framework per costruire il CSS in modo più diciamo, come dire, amichevole per il programmatore. E poi Twitter Bootstrap, che è un framework che riunisce vari componenti di design, che comprende ad esempio anche Less, jQuery e altri plugin per facilitare lo sviluppo di interfacce standard, responsive e quant'altro. Poi ci sono altri componenti software extra, diciamo così, il sistema di search di ricerca interno per l'indicizzazione dei contenuti è abbastanza sofisticato, fa uso della piattaforma Solr, che è un search server della fondazione Apache, e, come interfaccia a livello di Django, cioè il progetto l'ottimo Haystack. E per il sistema di controllo versione Git su GitHub, qualche cenno alla piattaforma di sviluppo, quella standard per i progetti Python, virtualenv, virtualenwrapper, pip, ipython e così via. L'ambiente di sviluppo GNU Linux, cioè per quanto riguarda lo sviluppo del sistema proprio GNU Linux come piattaforma, run server di Django, SQLite come database e Getty come servlet container di sviluppo. Per la produzione, sempre piattaforma GNU Linux, Apache più Mod Whisky, Postgres e Tomcat. Poi abbiamo sviluppato anche uno script per il deploy automatico delle istanze. Come ricordava Marco prima, OpenMunicipio è concepito di istanze, cioè ogni città avrà la sua piattaforma con il suo database, e per accelerare e abbattere anche i costi e i tempi abbiamo sviluppato con l'ottimo tool Fabric uno script di deploy. Diciamo così. Poi un altro aspetto a cui abbiamo dedicato parecchie energie è la stesura di una documentazione di progetto abbastanza dettagliata usando Sphinx, che è un tool di riferimento per progetti Python, e, sempre disponibile chiaramente sul repository del codice, perché riteniamo che sia importante facilitare al massimo la replicabilità e la possibilità di installare il progetto per chiunque fosse interessato. Quindi c'è anche un dettagliato tutorial passo passo per installarlo sulla propria macchina locale. E per quanto riguarda gli open data, visto che anche questo è il tema della sessione, è uno dei temi della sessione, c'è la possibilità di esportare il contenuto del database in formato open data. A questo fine abbiamo definito uno schema XML ad hoc che abbiamo chiamato MXML. Lo stesso schema può essere utilizzato. Anzi, lo utilizzeremo per interfacciarci con i sistemi informativi dei vari comuni, quindi i sistemi informativi dei comuni dovranno fornirci i dati, chi comuni che aderiranno ci forniranno i dati in questa specifica in modo da massimizzare l'interoperabilità. E comunque c'è anche il discorso che abbiamo sviluppato per i comuni aderenti, Senigallia e Udine, stiamo completando, diciamo, lo sviluppo di
quelli che chiamiamo connettori per produrre questi file XML da importare in open municipio. Ed è insomma una sfida non indifferente, visto che i comuni hanno dei sistemi informatici, delle basi dati molto eterogenee e non sempre così aperte, anzi quasi mai. Una nota tecnica per la gestione di XML, abbiamo utilizzato la libreria LXML, che è un po' lo standard di riferimento, e nel futuro a breve termine metteremo a disposizione un API REST basato su un'applicazione Django, si chiama Django Tastypy, in modo da facilitare l'utilizzo, l'accesso ai dati anche come web service. Un aspetto su cui volevo insistere, perché ci abbiamo dedicato molti sforzi, è quello di rendere il processo di sviluppo, quindi non solo il risultato finale, proprio il processo, quanto più aperto possibile. Quindi non solo disponibilità di codice sorgente sotto una licenza, come ricordava Marco, molto aperta, e che garantisce comunque che non il software non venga privatizzato, diciamo, perché crediamo nell'idea del software come bene comune, l'affero GPL versione 3, diciamo che è specifica per le applicazioni web, ma anche la documentazione, come ricordavo, diciamo la documentazione di sviluppo è disponibile su repository in formato Sphinx, in formato RST, e poi abbiamo anche una documentazione di dominio, cioè specifica per il dominio che abbiamo, dominio applicativo, che ricostruisce, dettaglia proprio il workflow, il funzionamento della macchina comunale, che è presente sul wiki di GitHub. Il processo di sviluppo è aperto, c'è un issue tracking, quello di GitHub, a cui chiunque può partecipare, la mailing list di sviluppo l'apriremo quanto prima. Adesso abbiamo usato ad uso, è stata ad uso interno più che altro, ma abbiamo intenzione di aprirla, e come dicevo prima abbiamo cercato di massimizzare la facilità di installazione, quindi anche per avere un feedback, e quindi l'obiettivo finale è quello di costruire attorno a questo progetto, proprio nella piena ottica FLOSS, una comunità di sviluppatori che possano darci un contributo di idee, proprio di codici, di debugging o quant'altro. E le modalità di contribuzione sono le classiche: il progetto è su GitHub, quindi potete tranquillamente forcare il repository e mandarci le vostre pull request. Questo è il sito web, il portale da cui accedere alle varie istanze, tra cui anche quella di demo, e questo è il repository su GitHub, e questa è la nostra mail per eventuali contatti. Non so se Marco vuole aggiungere qualcosa, e niente, grazie.